Bentrovati signori e signore, bentrovati su TG Milan. Proviamo a tornare alla normalità dopo gli sfoghi post Monza Milan. E allora andiamo a leggere quali sono le notizie di oggi dai principali quotidiani rossoneri, dalle principali testate rossonere. Si va da Pianeta Milan, dove viene fatta appunto attenzione, viene posta attenzione su un mercato da 100 milioni. Ecco gli obiettivi. Il Milan dovrebbe investire quasi 100 milioni di euro nel prossimo calciomercato estivo. Ecco quali sono i giocatori nel mirino. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dice che a giugno non ci sarà una rivoluzione così come è avvenuto lo scorso anno, ma ci saranno cambiamenti importanti. A partire dal centravanti, con la proprietà del club di Vialdo Rossi, con due nomi su tutti in cima alla lista dei più graditi. Poi bisognerà prestare attenzione ad eventuali partenze verso l'estero di big dell'attuale rosa, come eventualmente il Milan intenderà sostituirli. È chiaro che, ragazzi, se dobbiamo diventare una grande squadra, sarebbe il caso che non venisse ceduto nessuno, però insomma sappiamo che un po' la tendenza di questo Milan del player trading è questa. E allora, prima della partita poi persa malamente a Monza, il presidente Scarone, alla precisa domanda su che tipo di calciomercato ci sarà a giugno, ha rilasciato una dichiarazione non banale: chiuderemo il 23-24 con un eccellente risultato e questa è la premessa per poter andare avanti sul mercato, con i mezzi per poter prendere delle decisioni importanti. Ma è come quest'estate, insomma, il budget farà la differenza. Ed è il caso di muoversi già ora sugli obiettivi prioritari del diavolo. I giocatori che piacciono di più sono Joshua Zirkzee e Benjamin Sesko, con il primo che è sempre più in pole position perché conosce già la Serie A. Che arrivi l'olandese o lo sloveno, però sempre almeno 40 milioni di euro come base di partenza. Quindi la seconda spesa per ordine di importanza sarà per il centrocampo o per il centrale di difesa. Per quest'ultimo ruolo piacciono Lecroix e Brassier, con Adara Bioio che potrebbe arrivare gratis poiché in regime di svincolo. A netto delle cessioni, considerando i tre quarti di rinforzi necessari, si prevede una spesa non lontana dai 100 milioni di euro. Poi c'è la variabile partenza, ragazzi, perché sappiamo benissimo come Olivier Giroud deciderà in primavera se rinnovare per un altro anno con i colori rossoneri, eventualmente spalmando l'ingaggio, o se provare l'avventura esperienza di vita in Major League Soccer, MLS. Simon Kjær è un altro che andrà in scadenza di contratto il 30 giugno e le probabilità che rinnovi non sono molto alte. Stand by intorno a Luka Jovic, Milan gli rinnoverà il contratto o no, dipende da quali saranno le prossime prestazioni. Sicuramente ad oggi ha dimostrato che come attaccante di riserva ci possa stare. Poi ci sono chiaramente i dubbi legati a Magic Mike, Rafa Leao, che sono insomma tra e anche Magic Ma e anche Theo, che sono i talenti cristallini in scadenza 2026 che hanno gli occhi addosso da parte di tutte le big d'Europa. Chi al posto suo? Pioli out. Tutti parlano di un fine ciclo di Stefano Pioli. È chiaro che il nome più in voga è quello di Antonio Conte, anche se il Bild riporta di un Antonio Conte che avrebbe dato via libera ad allenare il Bayern Monaco. Da quello che risulta a noi, Antonio Conte vorrebbe rimanere in Italia. Vedremo che cosa succederà. Anche Thiago Motta sarebbe visto di buon occhio. La cavalcata al suo Bologna tra punti fatti, gioco espresso e valorizzazione dei giochi dei giorni a disposizione è qualcosa che non può essere tenuto in considerazione da Zlatan Ibrahimovic, Furlani, Moncada ed Ottavio. È chiaro che, ragazzi, ci sarebbe anche De Zerbi, però è difficile premiare, è difficile puntare su di lui perché, appunto, è conteso dalle big di Premier League e non scalda gli animi Julen Lopetegui proprio per niente, direi. Insomma, quindi c'è un rebus anche qui, anche perché, insomma, il balzer delle panchine la prossima estate, secondo me, sarà molto importante. Vedremo quali saranno i vari spostamenti con Allegri che non è così scontato che rimanga alla Juve, con Sarri che non è così scontato che rimanga alla Lazio, e occhio al profilo di Sarri, ragazzi e signore e signore. Vedremo se Motta rimarrà in Italia o se sarà, insomma, se cederà alle lusinghe del
Barcellona, ma sicuramente l'aspetto sul quale il Milan dovrà lavorare per la prossima stagione è la difesa. Il Corriere della Sera oggi in edicola ha parlato della situazione di Stefano Pioli, che dopo il 4-2 subito contro il Monza chiude insomma al momento con 13 partite ancora da giocare e a quota 5 sconfitte e 31 gol subiti, una enormità di gol subiti. Un confronto che spiega alla perfezione perché il diavolo è tagliato completamente fuori dalla corsa a scudetto. Con una difesa così non si va lontano. Teo Hernandez va a tratti, Simon Kjær arranca, Malik Chau non è ancora pronto come era ampiamente prevedibile e Mike Maignan non sta giocando ai suoi livelli. Ma andiamo su Milan Live che riporta appunto le indiscrezioni riguardo la presunta decisione che avrebbe preso Antonio Conte. Antonio Conte resta il sogno principale dei cuori rossoneri, ma appunto arriva la notizia secondo il quale lui avrebbe dato a Christian Falk la disponibilità ad allenare il Bayern Monaco, che lo avrebbe individuato nell'allenatore ideale. Ripeto, al momento la posizione di Tuchel non è ancora così scontata, ma secondo Falk, che ha scritto su Twitter, Antonio Conte potrebbe aggiungere al suo curriculum l'avventura in Germania. Ripeto, non è questo che risulta in Italia, ma vedremo che cosa succederà. Anche perché bisognerebbe capire se il Bayern Monaco, come caratteristiche di squadra, sarebbe adatta e anche di ambiente, sarebbe adatta a uno spirito libero come quello di Antonio Conte. È morto Andy Brehme, l'ex terzino della Germania, che ci lascia a 63 anni. Lutto nel mondo del calcio. Nella notte, come riporta il Bild, si è spento Andy Brehme, l'ex terzino di Bayern Monaco e Inter, protagonista con la nazionale tedesca al mondiale di Italia 90, segnando il rigore decisivo in finale con l'Argentina. È morto all'età di 63 anni. L'ex calciatore è deceduto per via di un arresto cardiaco. Troppo tardi l'arrivo in pronto soccorso. Brehme è ricordato in Italia per la sua avventura all'Inter, iniziata nell'88, con cui ha collezionato 154 presenze e 12 gol. Con i nerazzurri vince lo scudetto, oltre che una Coppa UEFA e una Supercoppa italiana. Andy Brehme ha indossato anche la maglia del Real Saragozza e del Kaiserslautern. Condoglianze alla famiglia Brehme. Andiamo adesso su Milan News e vediamo cosa ci racconta il famoso sito rossonero. Il turnover del Milan rimane un problema, viene spostato un attimino il focus su quello che è il turnover in casa rossonera. E allora, il turnover del Milan rimane un problema, Stefano Pioli è finito nel mirino delle critiche per i troppi cambi nella formazione iniziale, tanto che Chukwueze e Okafor nell'intervallo sono stati sostituiti da Pulisic e Leao. Quello che è successo domenica a Monza testimonia ancora una volta che il Milan va in difficoltà se non giocano i titolarissimi. Va bene il turnover perché è impensabile che scendano in campo sempre gli stessi ora che si tornerà a giocare ogni 3 giorni, ma non così esagerato, altrimenti si rischiano scivoloni come quello dei Brianzoli. A tal proposito dico, basta guardare l'Inter come fa giocare sempre gli stessi e va a sprombattuto su ogni fronte. Repubblica si domanda: Cruyff, Van Basten, Kanu, a chi assomiglia Zirkzee? Cruyff, Van Basten, Kanu, e questa l'apertura in taglio basso della Repubblica. L'attaccante brilla, segna in canta. Il quotidiano chiede a un pool di esperti una somiglianza tra i bomber del passato, scomodando paragoni illustri. Tra i club che hanno il mirino Zirkzee c'è anche il Milan, chiaramente. Ren Milan, arbitro il portoghese Pinheiro. Sarà João Pinheiro, portoghese, ad arbitrare il Milan nella trasferta a Rennes dei rossoneri, che giocheranno giovedì alle 18.45. A tal proposito vi invito a seguire Diretta Stadio per non perdervi nessuna news e opinione. Ultima news della giornata: Red Bird assume Scaroni, nominato presidente di Red Bird International. Sul sito di Red Bird sono elencate coloro che fanno parte dell'organigramma del fondo di Gerry Cardinale, dove è presente anche Paolo Scaroni,
che ricopre il ruolo di presidente di Redbird International. Come spiegata nella sua scheda di presentazione, nell'ultimo anno Paolo ha lavorato a stretto contatto con Redbird in qualità di presidente della AC Milan e si è unito a noi formalmente come presidente della nostra attività internazionale, che è cresciuta grazie ai nostri investimenti in AC Milan, Liverpool FC sotto Fenway Sports Group e il Tolosa FC, la squadra indiana di cricket del Rajasthan Royals. Nel corso dei suoi 54 anni di carriera come industriale e banchiere, Paolo ha ricoperto il ruolo di CIO di numerose aziende leader, ruoli di presidente presso istituzioni finanziarie e borse valori, compreso vicepresidente della Borsa di Londra, e nei consigli di amministrazione di università e istituzioni leader in Europa e negli Stati Uniti. Con questo è tutto, ragazzi, ci vediamo con il prossimo appuntamento con il TG Milan. Non mancate e attivate la campanella se non volete perdervi nessuna di queste news.